Bentornati amici con Franchi Romano, e oggi mi sento in vena di pedi e manicure, quindi ho trovato questo giochino del cazzo, sinceramente, perché è un giochino del, anzi, giochino del piede, e voglio vedere che cos'è. Quindi Nail Doctor, ovvero il dottore delle unghie. Qui abbiamo un piede veramente ridotto, tra l'altro questo è sporco di merda assolutamente, non so dove sta camminando. Allora, i sound... Ah, così, ok, così lo mutiamo. Io sta musichina sinceramente mi sta sulle palle, quindi la muto. Lascia perde. Ok, Nail Doctor. Io direi che il play è questo qui. Quindi vediamo un po'. Ok, abbiamo 4. Allora, credo che questi siano i casi che ci si sottopongono nel nostro nuovo studio, nel nostro nuovo centro estetico. Quindi prendiamo questo. Oh? Oddio, che schifo! Cioè, devo prima... Oddio, questa che è? What the? Ah, sto lavando, ok. Sto lavando, sto a un getto d'acqua potentissimo. Vedete, prima lavi il piede, giustamente. Ma mamma mia, che schifo sto gioco. E ora? Mamma mia, che schifo! Ma che è sta roba? Oh, ok, lo asciughiamo. Beh, giustamente. Però vedo che de robaccia c'è ancora parecchia, Tra l'altro quelli sono i scarafaggi, scarafaggi. Sono veramente incazzati come... Ok. Però non è che è migliorata, la situazione del piede, quindi... Oh, ok, gli attrezzi del mestiere, gli attrezzi del mestiere. Abbiamo sta cosa che non so che è. Aspettiamo un po'. Ok, questo credo sia ottimo, no? Per tagliare. Quindi prendiamolo. Ah no, questa è la lima. La lima. Ma non... Mamma mia, che schifo. Siamo sicuri, eh? Ok, sì, il disinfettante. Disinfettante va qui. Ecco. Ok. Iniziamo a disinfettare la ferita. Ma che gioco schifoso. Ci mettiamo un cerotto. Ah, posso scegliere anche il tipo di cerottino. Ci mettiamo questo. Ok. Ma vediamo. Facciamo una punturina, dai. Facciamo una punturina. Ok. Poi questo. Questo è per sciacquare, eh. Guardate quanto è gonfio il piede di sto cristiano. Lo vaporizziamo. Mamma mia, che schifo. Cioè, ma è proprio brutta sta cosa. Ma proprio brutta. Ok, e questa. Ah! Ok. Mamma mia. Ma che è? Sì, bella roba. Risoffiamo un po', vediamo se succede qualcosa. Ma questi tre puntoni, che so. Ok, glielo laviamo giustamente perché... Esatto. Mamma mia, che piedi, amico mio. Che schifo. Questa cosa che è? Ah, il ghiaccio. Ah, col ghiaccio, ok, vabbè. Col ghiaccio sgonfiamo quel gonfiore, no? Ok. E adesso? Ma guardate che schifo. Loro. Togliamo loro. Ah no, qui. Wow. Ma pensa te, avete cempiate così che... No, ho sbagliato, scusate. Che ci dai? Ok, ancora. Questo noi già l'abbiamo fatto, ci avevamo messo anche il cerottone. Sì, lui. Oh? Ah no, questo alla fine credo, eh. Glielo facciamo, assolutamente. Oh? Dai, ci possiamo anche scrivere. Ci scriviamo, lava le piede, lava. Lava le piede.
Mamma mia che schifo. Ok? È guarito! È guarito! Give me high five. Tappa un pink ball. Oh, quelli rosa. Questo. Cioè, sta cosa che c'entra adesso nel dottore delle unghie? Che c'entrano i palloncini così? Ma poi come abbiamo fatto a togliere tutta quella robaccia? Non ho capito, diceva. Vabbè, non stiamo lì a farci tante domande. Ma quanto è brutta sta cosa? Cioè, quanto è brutta sta cosa? Ma quanto è brutta sta cosa? Ma neanche, cioè, neanche per giocarci 5 minuti, è una cosa proprio schifo, brutta da vedere proprio. Sì, vabbè, quante le demo da via? Basta. Quanti li dobbiamo colpire, oh? Stop. Su. Niente. Se andiamo avanti così all'infinito, credo. Due, la doppia. La tripla di Frankie Romano. La quadrupla di Frankie Romano. Vabbè, dai, famo anche basta con sti palloncini. Possiamo fare basta con sti palloncini, per favore? Dai, l'ho presi 57.000. Please. Sì, vabbè, questo non finisce più sta cosa. Ragazzi, questi sono i giochi che danno soddisfazione, veramente. Sia visiva. Cioè, questo veramente fa sbattare, sto gioco. Quel piede marcio, putrefazzo. Proprio. Sì, quanto andiamo avanti con sti palloncini, via. Su. Forse se lo lascio sfuggire uno... Finisce? Proviamo? No. Va bene, con questo tripudio di palloncini che scorrono, io direi di non esaminare un altro piede, perché ce n'era anche uno di colore. Il gioco è veramente disgustoso, quindi non consiglio neanche di provarlo per 2 o 3 minuti. Ve l'ho provato io per voi, siamo a posto così. Il secondo gioco che andiamo a vedere è Perkinmania, ancora un Flash Games, vediamo le opzioni, addirittura le opzioni, cosa rara sui Flash Games, quindi Sound e Music, io le lascerei entrambi. Ok, andiamo. Ok, level 1, primo livello, ma devo via i soldi pure? Ah, ok, credo che devo infilare la macchina qui. Piano, good, mamma mia che tristezza, raga, già mi è salita la tristezza. Ok, next, level 2, ok, attento perché a terra c'è qualcosa, attenzione, mi ricorda tanto i tempi del GTA, del primo, aspetta perché laggiù c'è un doblone, raga, questi tempi, piano. Ok, preso il doblone. Ora andiamo. No, tira. Oh, addrizzo. Guardate, ragazzi. Ma che gioco magnifico. Io so che voi converrete con me che questo è un gran gioco. Cioè, noi andiamo a cercare il graficone, la giocabilità. So questi giochi che fanno la differenza al giorno d'oggi. Guardate. Visuale dall'alto e giù. E si va. Si va a divertirci di brutto. Guardate, io che più gli spigoli, vuota, quella è una mini, tra l'altro, guardate dove mi hanno messo i dobloni, li piglierò tutti, guardate che manovre, manco ci avessi la patente da 15 anni, infatti ce l'ho da di più, vediamo se mai messo un altro doblone a fanculonia, ok, 2100, ragazzi, questi giochi non ve li consiglio assolutamente. Ah, ho dato la pesca. Ho rovinato la fioriera del comune. Ok. Oh, chi è questo mo? Cazzo fè. Ah, comincia a esserci il traffico. Oh, whatever. What the? Ah, in alto a destra c'ho i tentativi rimasti de quante auto. Sarola. C'è una visuale che mi inganna. Buono. Ecco qua. Alright. Sì, piano. Piano. Ok, dai, fotte una sega del doblone. Ok, level 3 fatto, record. Beh, forse la prima volta che ci gioco, eh? Wow. Tutto sto traffico è incredibile. Vai piano, non mi veni addosso. Cioè, là sei un coglione, cioè, mi ti piazzi dietro così.
sarai scemo. Non te devi. Devi andare di. Oh! Whatever. Si va avanti, lui si attacca proprio. Oh! Una manovra molto delicata, questa. Poi sbaglio, certo. Oh! What the? Fuck you, fuck you! Visto che ignorante! Pirata della strada, veramente! Oh! Ora scopriremo che so ste cose per terra. Dopo tempo in memoria. Oh! Whatever! Dai, sta macchina c'ha lo sterzo un pochino duro, devo dire la verità. Piano! 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 Ma non ho capito ste cose che so, tombini? Posso andare sopra? Ma ci posso passare sopra? Ma io mi sto a fare 200 problemi e poi whatever. Yes. No. Piano. 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 Good. Sì. Cazzo, si può fare un parcheggio in quel modo? Io boh. Vabbè. Ma se io passo sopra queste righe gialle e nere, rovino l'auto. Ok, ora lo so. Non è male, la cosa. Ovviamente otterrò meno dindi, no? Ok, siamo la macchina, siamo la volante. Siamo la volante stavolta. Siamo tutto qui. Ok. Vabbè, potrei andare avanti all'infinito e credo che su un gioco del genere ci siano 800 milioni di livelli. La macchina rossa è quella macchina che non va mai. La peggio macchina della storia, veramente. Piano. Occhio alle ZTL. Yes. Qui la metterei del culo, guarda. Per fatte uno sgarro, guarda. Fate sto sgarbo, eh? Mi sa che la devo mettere del culo. Piano. Piano. Così la vuoi? Guarda. Guarda Frankie Romano come te la parcheggia. Vabbè, io direi anche stop, perché eravamo a livello 9. Quanti livelli so? 50 livelli. Mai. Stoppiamo qua. Ebbene, per chiudere questo trionfo, questo tripudio di giochi veramente belli, un altro gioco che finisce con la parola craft. Pensate che quando ero piccolo io craft erano solo la maionese e le sottilette, adesso craft un po' dappertutto. Quindi proviamo questo Grindcraft Play Overworld. Ok, cioè sono le icone di Minecraft proprio prese pari pari, considerato che io non so giocare a Minecraft. Cioè, che sarebbe? Cioè, non ho capito che sto a fa. Ho fatto la crafting table. Cioè, questo si dedica solo ed esclusivamente al crafting e basta. Si poteva chiamare anche solo craft. No, vabbè, ma veramente? Ma veramente? Quindi potrei fare la spada, no? Tra l'altro te le mette anche in rilievo le cose che poi fa. Quindi, cioè. Stick. Ma veramente. Piccone. Cabonelle. No, vabbè. No, vabbè. Qui mi rifiuto proprio perché non è un gioco. Cioè, questo non è un gioco. Non è neanche un flash game. Cioè, non è niente. Questo non è niente. Quindi direi che per oggi basta così, perché è assurdo veramente. Cioè, come cazzo si fa a mettere online una cosa del genere? Cioè, come fai a chiamarlo gioco? Non è gioco. Vabbè. No. 123 giocatori, tra l'altro, in questo momento. Giocatori. Sì, ti crafti, prendi il legno, ok, chicken. Si è fatto il pollo. Vabbè, meglio chiuderla qui, veramente. Grazie a tutti per essere stati con me. Scusate per il video, ma purtroppo
ci sono giochi che bisogna far vedere assolutamente, o anche no, potevo anche evitare, però oggi è andata così, quindi tenetevi sto video, fateci quello che cazzo vi pare. Noi ci vediamo alla prossima, pacione a tutti quanti.